super acquisti da Banggood. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi un video un po' insolito per il canale Ombretta. È un video che starebbe forse meglio sul canale Arte per Te, ma visto il poco pregio delle cose che vi faccio vedere, però la grande utilità delle stesse, e quindi sono facilmente spendibili anche nella vita di tutti i giorni dalle semplici casalinghe o persone che vogliono confezionare qualcosa per sé, pur essendo un video creativo, lo traslo su questo canale, perché sul canale Arte per Te voglio farvi vedere solamente eccellenze, mentre qua posso farvi vedere anche cose semplici di facile reperibilità che sono molto utili anche per il disbrigo delle piccole cose, dal confezionamento di un oggettino per se stessi al confezionamento di un bigliettino per regalare anche un dolcetto che abbiamo fatto in casa. Allora vi dico subito che ho approfittato di un video in collaborazione con Banggood. Banggood, questo enorme e-store, questo enorme store online che ha cose carinissime ed eterogenee. Io, come vi dicevo, mi sono basata più sul crafting visto il lavoro che faccio, ma veramente su Banggood potrete trovare qualunque cosa. E all'interno di questo video ci sarà un sorteggio anche per voi e vi allego il premio che ho scelto per voi qua sotto nel box info. Andate a cercarlo tra i link e ditemi se vi piace. Troverete quindi un regalo qua sotto nell'info box, ditemi qual è, e un altro regalo qui tra le mie mani, ve lo faccio vedere subito. La prima cosa che ho preso è questa, è una fustella per smussare, per fare gli angoli. Adesso la vedete in video all'azione. In pratica questo tondeggia tutti gli angoli ed è fantastico se volete creare una busta homemade, se volete smussare un bigliettino carino in un attimo. Detto fatto, ne ho comprato uno anche per voi, quindi lasciate un commento qua sotto e io il giorno dell'estrazione, che vedrete adesso in sovraimpressione, estrarrò due di voi. Al primo estratto andrà il premio, quello che ho messo qui sotto il link, che verrà spedito direttamente da Banggood. Quindi io comunicherò il nome e il recapito del vincitore a Banggood e poi lui ve lo invierà direttamente a casa. Il secondo che vincerà invece vincerà una di queste fustelle rotonda, a rotonda angoli, veramente veramente belle e utili e a pochissimo prezzo. Ora io non ricordo più i prezzi, ragazzi, perché quando scelgo io un budget totale e poi entro quel budget io scelgo gli oggettini che più mi interessano senza neanche guardare il prezzo. L'importante è che la somma faccia il totale, come diceva Totò, cioè che io rientri in quel mini budget. Dopodiché non ricordo più i prezzi. Altra cosa che ho preso, bellissima, bellissima, ma i prezzi, ho troncato il discorso, ma i prezzi li trovate tutti qua giù cliccando il link dei vari oggetti che vi faccio vedere. Altra cosa bellissima che ho preso è questa qua, che è un set per il Keeling composto da tantissimi pezzi. Allora, innanzitutto la tavoletta per creare i vari pezzi di Keeling. Allora, arrotolate la carta con la rotola carta che è in dotazione nel kit, quindi il kit è composto da una rotola carta, una tavoletta per creare le forme delle carte e perché le forme abbiano tutte la stessa grandezza, un kit di spilli con capocchie colorate per fermare i vari pezzi che andiamo facendo e una pinzetta per prelevare i pezzi una volta che li abbiamo fatti. Anche questo un amore, veramente un bel set completo e carinissimo, che trovate appunto su Banggood, anche perché nelle cartolerie ancora il Keeling fatica ad arrivare, quindi se volete c'è molto su Banggood. Un'altra cosa carinissima che ho preso sono questi angolini da crafting. In pratica questi sono quegli angolini che vanno poi apposti con i chiodini che sono dati in dotazione, con acquemobiletti in legno grezzo che poi vanno a
che poi uno di solito dipinge come vuole, ma sono carinissimi anche quando si hanno dei mobili moderni a cui si vuole fare un restyling e a cui si vuole dare una finitura di una parvenza di classico barra antico apponendo questi angoli, per esempio in uno scrittoio. Stanno molto molto carini, anche nelle mensole, molto molto bellini, e ho voluto provarli. Il caos che sentite è Enzo che gioca con un compagnetto. Oggi abbiamo a casa un compagnetto di Enzo, perché due is milk and one. E allora io, quando sono in piena fase di lavoro, cosa faccio? Invito anche i compagnetti di Enzo, perché sì, questa è la vita, più si fa meglio è. Quindi scusate le urla, ma di là si stanno divertendo come i pazzi. Poi sempre ho preso una cosa carinissima, uno stampo in silicone. Questo sarebbe per il cake design, però io lo uso per il crafting. Ricordatevi, gli stampi per il cake design in silicone sono anche ottimi per il crafting, anche per la resina, per il gessi da colatura, per tutte le paste modellabili a colatura. Allora, questi sono fantastici. Questo è un bellissimo cameo, non so se riuscite a vedere l'effigie, che poi useremo insieme magari qualche volta con la resina. E poi avevo ancora un mini budget, ho preso anche queste comodissime fustelle tonde. Me le avete viste prendere in tutte le forme, le ho prese a cuore, le ho prese a rettangolo, le ho prese quadrate, sono bellissime. Love boat, mare, sapore di mare. Scusate, la stanchezza gioca brutti scherzi. Bene, sono tantissime, sono 2, 4, 6, 8 fustelle con 8 diametri differenti, molto molto comode. Adesso sono 7, tra un po' saranno 6 perché le sto andando perdendo qui e lì. Comunque 8 tondini, vedete, tutti molto molto utili e carini. Hanno una parte liscia e una parte trapuntata, quindi voi potrete usare il pezzo tagliato a seconda dalla parte liscia o dalla parte trapuntata. E alla fine ho preso lei. Allora, io avevo di lei una reminiscenza bellissima, uno zio che usciva. E allora, io ho una cugina, posso dirlo che non è per niente generosa? Diciamolo, dai, diciamolo, una cugina un po' parsimoniosa, diciamo così, che da piccola aveva tutti i giocattoli del mondo, li aveva tutti. Io invece avevo pochissimi giocattoli, perché i miei genitori, proprio come regola di educazione, erano per pochi, pochi e usurati, cioè e usati e usurati, non erano genitori che ad ogni uscita mi regalavano qualcosa. Una volta io ero a villeggiare da questa cuginetta e mio zio uscì e le comprò l'ennesimo giocattolo, però quella volta c'ero anch'io e lo comprò anche a me, e mi comprò questa, la maglieria magica di Barbie, che era una cosa meravigliosa. Erano i primi prototipi, perché io sono del 15 e quindi erano i primi prototipi, non funzionava neanche bene, faceva soltanto il tubolare stretto. Ma quanto tubolare avrò potuto fare? Ero sempre lì a fare tubolari, ho fatto i vestiti di tutti i pupazzi, di tutte le Barbie, di qualunque cosa. Mi ricordo che ho fatto anche i para, come si chiamano, i paravento, quelli da finestra, quelli che si mettono, i salsicciotti che si mettono a finestra. Ho fatto la qualunque, come Cetto, ho fatto la qualunque. E ora guardate cosa c'era su Banggood. Ta-da! La mega maglieria! Mi è cascato un gomitolo, corredata da 3 gomitoli dai colori improbabili, nel senso che potrei farmela una sciarpa di questi colori, ma poi dovrei aspettare un party di Ariel, la sirenetta, per poterla indossare. Ma ragazzi, ho preso la maglieria magica, che si chiama Knitting Machine. La Knitting Machine è a un... non facciamo gesti, ha un diametro larghissimo, guardate quant'è bella. Voi infilate e producete. E sapete cosa produrrò quest'inverno? I colli per essere al calduccio, un bel manicotto
manicotto. Io anelo un manicotto da una vita. Quest'inverno me lo farò. Troverò i gomitoli di cashmere e mi farò un bel manicotto in cashmere. E se vorrete, qui sul canale farò un video in modo che potremo farlo insieme. Perché secondo me, ragazzi, il manicotto è una cosa troppo chic. Con tasca segreta per mettere tovaglioli, la carta di credito e le chiavi. E voi uscite col vostro bel manicotto e siete delle gran signore, come si suol dire. Anche senza manicotto lo siete, ma col manicotto vuoi mettere? Lanciamo una nuova tendenza. E allora, guardate, questa è bellissima. Tra tutto quello che ho preso è quello che è costato di più. Può comunque lavorare, e vi faccio vedere la grandezza della maglia. Qua è simulata, vedete? Più o meno così, però io voglio usarla insieme a voi. Ha dei piedini, qua ci sono le chiarissime istruzioni in cinese, e poi ci sono i piedini da montare, perché questa sta a mo' di tavolino sul vostro tavolo, e voi tessete tubolari. Può fare sia il tubolare che la maglia piatta tipo sciarpa, quindi faremo insieme quest'inverno qualche sciarpino. No, quest'inverno noi cominceremo già a fine estate. Certo, qui con 40 gradi in Sicilia sarà un piacere fare insieme a voi un bel manicotto in cashmere o in lana angora. E allora faremo manicotti, colli, faremo cappelloni, insomma ci divertiremo. Che ne pensate? Natale, a Natale, bellissimo. Già mi immagino tutta così. Nella mia mente malata ho detto: ma gli posso attaccare il motorino della macchinetta per la pasta? Così va da sola e produce. Va bene, ragazzi, entusiasta di questa cosa, mi ha riportato indietro all'infanzia. Ora ecco, questa sì che posso farlo. Love Bot, mare, profumo di mare. Diciamo che è una haul forata tra fustelle e macchina per fare la maglieria. Tra l'altro è carinissima, rosa e bianca, ha un design molto infantile che mi piace da morire. Non so se funziona, piccolo particolare, ma credo di sì, perché la vedo bella robusta e stabile. Però se funziona, un attimino potremmo anche vederlo insieme. Prendo uno di questi gomitoli. Io qui ho cominciato una maglia, ma ho già sbagliato perché non ho letto le istruzioni. Comunque, se vi va di sapere come funziona, se funziona, facciamo un video messa in opera insieme. Lasciatemelo scritto tra i commenti e così io vi farò vedere come funziona questa bella macchinetta. Non vedo l'ora di usarla. Bene, questi miei presi non sono acquisti. Questo è ciò che ho scelto su Banggood, e tra questi questa è per voi e in più l'oggettino che vi ho messo qui giù nel box informazioni. Spero che questi oggettini abbiano destato la vostra curiosità, vi abbiano dato qualche ispirazione e che un video di questo tipo sul canale Ombretta vi piaccia anche. Sono tutti oggettini molto spendibili nella quotidianità di noi casalinghe, indipendentemente dal lavoro che facciamo, indipendentemente dagli hobby che abbiamo. A tutti capita di voler tessere una sciarpina, a tutti capita di dover fare un bigliettino carino, quindi vi ho segnalato delle cose utili per la realizzazione di queste particolari cosine per particolari occasioni. Ditemi se questo genere di video vi piacciono qui sul canale o se da questi siti orientali volete che io ordini soltanto cose per la casa o vestitini, perché naturalmente il canale è mio, ma siete voi a doverlo vedere, quindi fatemelo sapere. Io con questo video ho lanciato la Buttard, ora sta a voi dirmi: ok Ombretta, ci piace ogni tanto un video di crafting basico anche qua, oppure no, ci basta arte per te. Io vi ringrazio tutti per avermi fatto compagnia e vi do appuntamento al prossimo video, che sarà credo il video dei prodotti finiti del mese di maggio. Sì, ho una bella valanga di cose da farvi vedere. Grazie a tutti, guardate cosa c'è in premio per voi, lasciate i commenti qua sotto e poi due vincitori. Il primo estratto sarà quello che vincerà quello che c'è scritto nel link qua sotto. Quello subito dopo di lui vincerà invece la fustella per arrotondare gli angoli. In bocca al lupo a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!